Nella progettazione di una web app o di un software in generale è fondamentale conoscere la logica delle inclusioni. Questa permette infatti di sporzionare porzioni di codice per poi essere rievocate all'occasione. Prendiamo ad esempio le librerie. Queste sono composte da un insieme di funzioni, codici, variabili, API, eccetera, che permettono di compiere una determinata azione in una specifica tecnologia. Generalmente in PHP è possibile includere file interni ed esterni al web server attraverso due funzioni, include e require. Include generalmente viene utilizzata per includere un'altra pagina. Se questa non può essere caricata, la web app potrebbe non eseguirsi correttamente. Require ha la stessa funzione di include, tuttavia se il file non può essere trovato, lo script continuerà a funzionare. Include once è la variante di include, con l'unica differenza che se un file è stato caricato, questo non verrà nuovamente incluso. Require once, come per include once, ma pensato secondo il funzionamento di require. Un file presente nella directory principale, ad esempio index.php, potrebbe includere un file presente dentro la cartella di inclusione generale, quindi include. Tale richiamo può essere effettuato sia attraverso un percorso relativo, sia attraverso un percorso assoluto. La differenza, come puoi vedere, è evidente. Il percorso relativo è appunto relativo alla posizione in cui ci troviamo. Il percorso assoluto invece parte dalla radice e ricostruisce tutto il percorso. Nella progettazione di un software può essere necessario creare vari blocchi di codice da includere successivamente ad ogni evenienza. Questo tipo di approccio permette, in sintesi, di programmare quelli che vengono chiamati siti web dinamici, assieme ad altre caratteristiche come i database, ma per adesso non è importante. Un attacco di tipo Local File Inclusion consiste nel manipolare il valore dell'inclusione, indirizzando il target verso risorse interne della macchina che ospita la web app. Ipotizziamo che l'URL sia in questo modo e che la directory in cui i file della web app siano posizionati sia var www.html page. Attraverso la logica delle directory è possibile richiamare altri file a cui la web app ha accesso. Se lo user ha i permessi, potrebbe accedere a file sensibili come /etc/passwd. In questo caso i ./// si traducono in torna indietro. Nell'esempio visto, siamo tornati alla radice del file system. Vediamo come si comporta l'attacco in DVVA. In questa versione troviamo, nella query string, un valore che va a recuperare un file presente nel server, di default il file include.php. Possiamo rendere le cose più interessanti, ad esempio caricando il file /etc/passwd. Il risultato sarà quindi la stampa video del contenuto del file /etc/passwd, in cui sono contenute le informazioni locali degli utenti. In questo modo è possibile passare qualunque valore, ivi compreso un elemento al di fuori del path in cui siamo presenti. Sostituendo il valore in get, potremmo anche provare a caricare una risorsa remota. Purtroppo il web server si rifiuterà di rispondere alla nostra richiesta. Questo perché l'ultima versione di Metasploitable viene distribuita con un web server buggato. Poco importa comunque, possiamo dirigerci nella configurazione del PHP. 20.003/phpinfo.php e da lì trovare il file di configurazione php.dattini. Modificando il valore della variabile allow url include e allow url fopen su on, sarà possibile includere anche file al di fuori della rete. Questa operazione solitamente si effettua in un file nevralgico del web server, in strutture di rete complesse, in cui possono accedervi solo sistemisti e tecnici. Salviamo con la combinazione Ctrl+X,
tasto Y e invio. Quindi riavviamo il web server. etc init.d apache 2 restart. Possiamo ora includere una pagina esterna dal web server. A livello medium potremo ancora caricare un file locale, mentre il protocollo HTTP sembra essere sovrascritto. Ciò non toglie la possibilità di caricare una reverse shell TCP per prendere il controllo della macchina. Per farlo avremo bisogno di installare Liffy, un programma che ci permette di bindare una shell in Meterpreter, sfruttando un web server integrato e usando un protocollo TCP anziché HTTP, e di utilizzare la falla presente nel codice. Iniziamo scaricando il tool sulla nostra macchina. Git clone url cd liffy. Per comodità, ecco, magari non durante un vero attacco, consigliamo di eseguire tutte le operazioni da root. Sudo -s oppure su. Procediamo a installare le librerie necessarie al suo utilizzo. Diamo infine i permessi allo script Liffy per poter essere eseguito. Attraverso Liffy saremo in grado di caricare un payload che ci permetterà di creare una sessione in Meterpreter. Tramite un interceptor proxy come Burp Suite o OWASP Zap, generiamo i cookie per simulare il corretto login dell'utente e quindi copiamoli. Ci serviranno per passarli a Liffy e generare correttamente il risultato che desideriamo. Passeremo dunque due parametri fondamentali, --url per indicare il target da attaccare e --data per indicargli che dovrà generare un payload. Il programma si avvierà chiedendoci due informazioni, ovvero l'host e la portata dei callbacks. La macchina che dovrà gestire i callbacks sarà quella che attacca, quindi indicheremo l'host e la porta che utilizzeremo. Come ci dirà anche il tool, premeremo invio quando l'handler in Metasploit sarà pronto. Peccato che non lo sarà ancora, quindi apriremo una nuova finestra da terminale, non chiudere questa. Nella nuova finestra del terminale ci dirigeremo nella cartella di Liffy e avvieremo MSF Console, passando i parametri scritti da Liffy nel file php listener.rc. Torniamo quindi nel terminale precedente e clicchiamo invio. Nel terminale di MSF Console comparirà una scritta del genere. Ecco, abbiamo appena creato la nostra prima sessione in Meterpreter e siamo pronti a manipolare la macchina. Possiamo ora entrare nella sessione sessions-i1, dove 1 è l'ID della sessione. Se credi non sia quella, puoi sempre listare tutte le sessioni in corso con il comando sessions-l.